macchina che si prepara ad accelerare in progressione per rimettersi sul rettilineo dell'aeroporto dove avverrà lo stacco. Ancora ritratta in prima fila Roulette Car in linea con Rabbanada Mater, che partiva in seconda fila. Macchina che se ne va. Parte piano Rock of Lion, si scatena la lotta per la conquista della miglior posizione, con tre cavalli sulla stessa linea che sono Ravapva, Ralph Muff Q e Red River Cherry. I tre lottano davanti a Rabbanada Mater, insistono nella loro lotta. Ravapva Ritual Comes qualificato. Il vantaggio davanti al lotto di Rabbanada Mater. Si adegua subito in quarta posizione di fuori Ralph Muff Q, avanti a Rock of Lion, mentre all'esterno avanza Red River CR. Cavalli che vengono davanti alle tribune dopo 600 metri per il passaggio, con Ravapva che apre la fila, avanti a Rabbanada Mater, Red River CR, poi Rock of Lion, Ralph Muff Q e Roulette Car, mentre è stata squalificata la grigia Rick Welcome. 600 metri in 45 scarsi, curva del caffè, 900 metri la conclusione, nulla muda, con Ravapva che continua a condurre, passa il mezzo miglio iniziale in 1-1 e 3, va a affrontare la retta di fronte ormai all'arrivo sempre in vantaggio. Ravapva in vantaggio sotto la minaccia di Red River CR, nella scia della battistrada rimane il lotto di Rabbanada Mater. La femmina di Salvatore Carro completa in 16.4 il primo chilometro, sempre sotto la progressione e la minaccia di Red River CR, ora richiesto, poi Rabbanada Mater, Ralph Muff Q, che per il momento rimane lì in seconda pariglia, in quarta posizione. 1.31.4 i primi 1200 metri, ritmo notevole imposto da questa femmina di casa Besana, Ravapva, che si prepara a affrontare addirittura il vantaggio. Sempre seguita da Rabbanada Mater e all'esterno Red River CR, ancora più a largo Ralph Muff Q. Cavalli nella fase finale, arrivo molto molto incerto, con anche Ralph Muff Q che si fa minaccioso. Rev resiste lungo i paletti, nel finale Ravap viene a vincere avanti a Red River CR. Ora siamo in attesa di rivedere lo slow, io ho 2-1 e 3 sul mio cronometro, vediamo i cronometristi se sono così solleciti a dire il ragguaglio del vincitore. Ravap da un capo all'altro viene a vincere, al secondo posto il 7 di Red River CR e solo terzo, al terzo posto il favorito Ralph Muff Q. 15-6 per la femmina di casa Besani, con la scuderia Aldo.